Allora, passiamo alla votazione del 5.0.3000/1. Prego, senatore Arrigoni. Sì, grazie. Per dichiarazione di voto. Allora, quest'Aula deve sapere, e tutti i cittadini italiani devono sapere, e ce ne sono a decine di migliaia che ci stanno ascoltando, che la relatrice e il Governo danno un parere contrario a un subemendamento che non ha ricevuto l'articolo 81 dalla Commissione bilancio e quindi non ha maggiori spese se non ha l'articolo 81. Questo subemendamento consente, lo ripeto, di colmare un vuoto del suo emendamento, ministro Lorenzin, che porterà un sacco di contenziosi, che fa sì che questo decreto veramente sarà certificato come un decreto non solo illiberale, antidemocratico, ma anche pasticciato, senza senso. Un decreto che è fondato sull'antiscienza, perché lei non mi può scrivere che se uno è immunizzato da malattia poi può essere esonerato e poi obbliga questa persona a non sapere che cosa fare. Dice: se io contratto il morbillo, che cosa devo fare sulla parotite e sulla rosolia? Non mi vaccino e quindi vado contro il decreto e subisco le coercizioni. Oppure sono obbligato a vaccinarmi andando incontro ad un rischio perché assumo ancora il vaccino del morbillo e altre cose. Ha capito, Ministro, di che cosa stiamo parlando? Quindi io mi appello all'Aula di pensare, di votare favorevolmente a questo subemendamento. Se l'emendamento della relatrice dice che le case farmaceutiche possono acquistare i vaccini monocomponenti, ebbene, quelle case farmaceutiche devono fare per assolvere e coprire il vuoto del comma 2 dell'articolo 1. Grazie. Sull'ordine dei lavori, senatore Calderoli, poi Danni. Prego, sull'ordine dei lavori, dopodiché decido sulla richiesta di sospensione del Ministro. Ho segnato tutti quelli che hanno chiesto. Prego. Grazie, Presidente. Le faccio una piccola premessa che giustifica l'intervento sull'ordine dei lavori. Voglio riassumere un attimo. Questo decreto legge prevede la vaccinazione in forma combinata. Si dice al comma 2, se uno la malattia l'ha già avuta, non è obbligato da doversi vaccinare rispetto a quella malattia rispetto alla quale è già immunizzato, e mi sembra di assoluto buonsenso. Quando parliamo di vaccini, e io sono una persona a favore dei vaccini, sappiamo che un minimo di effetti collaterali che sono assolutamente inferiori ai vantaggi, ma un minimo rischio c'è. Questo rischio me lo assumo perché i vantaggi sono superiori agli svantaggi. Se io la malattia l'ho già immunizzata perché l'ho già avuta, io prendendo un farmaco combinato mi sottopongo a un rischio inutile e potenzialmente dannoso. Rispondendo alle richieste dell'Aula, relatrice ha fatto l'unica proposta con cui porre rimedio a questo, cioè introducendo il concetto del farmaco monocomponente. Allora, se il farmaco monocomponente non serve nei casi in cui uno è già immunizzato, per cui lo fa solo rispetto alle malattie rispetto alla quale non è immune, a cosa diavolo serve il monocomponente se non a dare una risposta? Accontentiamo l'Aula, tanto facciamo il cavolo che vogliamo. Il problema, e ringrazio il Ministro della richiesta, non può, va sospesa sicuramente l'Aula, ma non mi si chieda per 5 minuti, perché il problema non si risolve convincendo i riottosi della maggioranza. Ci risponde dando delle risposte di buon senso, accettando questo subemendamento. Allora sospendiamo la seduta per 10 minuti. Cos'è? Siamo allo stadio? La ministra ha chiesto 5 minuti, io ne ho dati 10. 5 per la 5 per me.
La seduta è sospesa.